Promuovere sviluppo, ricerca, occupazione e sistemi di trasporto sostenibili e tutelare l'ambiente sono alcuni degli obiettivi comuni dei fondi europei che con la recente programmazione 2014-2020 le amministrazioni locali sono chiamate a seguire assumendo un ruolo propositivo e d'impulso. Nella sala giunta del Comune un incontro organizzato con l'ANCI regionale è stato occasione per formare dirigenti e funzionari sulle tematiche previste nella nuova programmazione e dare continuità ad un confronto già avviato nei mesi scorsi. Siamo alla vigilia della programmazione dei fondi europei 14-20, cioè risorse dedicate che arriveranno in buona parte direttamente alla città di Napoli per sorreggere progetti destinati alla ricerca, all'innovazione, a costruire lavoro, a migliorare la qualità della città di Napoli. Maggiori competenze e maggiori conoscenze migliorano la qualità complessiva della programmazione, insomma un appuntamento per noi molto rilevante, un appuntamento al quale vogliamo arrivare attrezzati nel migliore dei modi. Docenti e esperti della materia hanno illustrato le novità relative agli strumenti finanziari, agli impegni e alle opportunità che la programmazione 2014-2020 richiede e offre alle comunità locali. L'intento è quello di semplificare le procedure burocratiche e di accesso alle risorse. In modo tale che poi, una volta progettato, le risorse che sono già stanziate diventino risorse effettivamente disponibili ed effettivamente utilizzate per questa città, evitando quella brutta tradizione che accompagna tante esperienze italiane, che è quella dei residui non spesi, cioè di somme assegnate e non spese. Noi vogliamo spendere fino all'ultimo centesimo bene e per dare lavoro e prospettive ad una città metropolitana di 1 milione di donne e di uomini.